Salve ragazzi, era da un po' che non riprendevo in mano la mia serie su Minecraft, per cui ho deciso di mettervi al corrente dei miei sviluppi sulla situazione. La situazione principale è che mi sto facendo due coglioni grossi come due cocomeri. Perché? Molto semplice. Questa modalità sopravvivenza è abbastanza semplice. Non ci vedo una sfida adatta alle mie paure. Per cui ho deciso di fare una cosa. Continuerò qualche altro episodio. Voglio portarmi con me all'inferno, magari crearmi un avamposto. Poi ho deciso di farmi un giro, voglio esplorare un po' questo mondo. Perché sinceramente mi sono rotto i coglioni di stare fermo qui su questa terra. Dopodiché, fatte ancora due o tre puntate, penso proprio che questa serie la sospendo. Me ne andrò, diciamo, creerò una nuova serie da zero. Però questa volta cercherò la modalità estrema. Sperando che mi dia quel pizzico di brivido che in questa serie manca. Voglio proprio vedere in estrema se è più difficile sopravvivere, se è più difficile reperire materiali, se ci sta una dose di rischio, perché sinceramente ormai questa modalità mi ha scocciato. Penso proprio che voglio passare all'estrema. Farò l'aggiornamento a caso e dopodiché inizierò una mappa nuova da zero. Però vi voglio mettere a corrente di altre due cose. Primo, mi sono aperto io un canale. Quindi farò una cosa. La prima puntata la pubblicherò sul canale del mio fratellino. Dopodiché un'altra puntata, la seconda, la pubblicherò sul mio canale. La terza di nuovo sul canale del fratellino, la quarta sul mio. Alternerò puntate sul canale di Paradosso e sul canale mio, nuovo, aperto. In questo modo potrò far sì che sia il canale nuovo e aperto abbia una visibilità, sia il canale di Paradosso. Mi sembra più che giusto così. Non è che posso pubblicare i video che faccio sempre sul suo canale. È una forma, diciamo, di sfruttamento che non mi sta bene. Così almeno se qualcuno vuole mandarmi a fanculo, oppure vuole in qualche modo dirmi cose negative, almeno non rompe i coglioni a mio fratello, ma mi può rompere direttamente a me. Credo che sia la soluzione migliore. No, perché ho notato che ci sono molti stronzi che probabilmente non piace il mio modo di giocare e non voglio che questo in qualche modo interferisca sul modus operandi di mio fratello. Mi sembra più che giusto che se qualcuno mi sta sul cazzo il mio modo di giocare, me lo può venire tranquillamente a dire sul canale mio, così non rompe i coglioni a mio fratello. Penso che sia la cosa più giusta da fare. Quando ti sta con una persona, devi cercare di evitare che questa persona ne subisca indirettamente un danno a causa delle tue azioni. Credo che sia la soluzione migliore che posso prendere. Allora, dopo che ho dato da mangiare le vacche, è il momento di dare a mangiare anche i polli. Quindi, adesso mi sembra il caso di uccidere qualche gallina per levarmela dai coglioni, raccogliere le uova, vedere se si può far nascere qualche pulcino, prendere i semi e farle ingroppare come tanti animali, cioè quello che sono. Ho avuto culo, un pulcino, due pulcini. Quello si mette sempre davanti, tre pulcini. Ma perché si mettono sempre davanti a cazzo? Vabbè, cinque pulcini penso che sia la soluzione sufficientemente adatta. Ora faccio un'altra raccolta di uova, dopodiché vediamo un po'. Sì, mi sembra che vada bene così. Usiamo quest'altro sistema per definire una cosa.
Nascono in fretta, si cucina. Bene. Cazzo, quante uova cagano queste galline? Si vede che stanno in ovulazione continua. Niente da fare, questa tranche non ha avuto buon esito. E adesso è il momento di farle trombare. Forza ragazze, forza signora, accoppiatevi con fratelli, sorelle, madri, padri. Fate una bella orgia. Trombate come se non ci fosse un domani. Tirate fuori il meglio che avete e infilatelo nei buchi delle relative vostre compagne. Ok, mi sembra che hanno completamente trombato. Ok. Ci sono qualcuno altro che ancora non ha mangiato? No, tutto a posto. Il sole tramonta e quindi è arrivato il momento di andarsene via dai coglioni. Tu dove cazzo vai? E vabbè, siamo dovuti uscire, questa è la fine del pomeriggio. Va benissimo. Adesso vado un attimo a depositare alcune cose, dopodiché ce ne andiamo a fare un giro nella mia miniera. Ho in mente un progettino, visto che praticamente, come ho detto, è noioso questo mondo, anche andare in giro di notte non mi crea alcun problema, penso proprio che oggi ce ne andiamo tutti quanti all'inferno, dove sicuramente ci sarà molto da fare e ci sarà un po' di sfide. Vi chiederete, ma come andiamo già all'inferno? Eh sì, io già da un bel po' di tempo che mi sono costruito questo bunker sotterraneo. Che lo uso spessissimo per scavare materiali necessari. E in questo buco sotterraneo, come potete vedere, ho già costruito il portale per accedere al Nether. Già ho fatto alcuni viaggi esplorativi, però ancora non ho costruito nessuna base stabile. Oggi invece penso proprio che sarà il momento adatto per costruire finalmente questa benedetta base. Ho esplorato, ho avuto culo che il portale spawni proprio davanti a una fortezza. Mi sono fatto un giro nella fortezza e là, indovinate che vi ho trovato, subito due spawn di vanto che ho accuratamente preservato dal distruggere, in modo che praticamente non solo mi danno livelli, ma mi fa droppare la classica verga del vampo, che vedete là in alto a destra, e con quella sto già preparando gli alambicchi per poter distillare pozioni. Il mio obiettivo sarebbe di riuscire a reperire abbastanza lacrime di gas e cariche di palle di fuoco dei, come cazzo si chiamano, dei slimer di magma, per poter creare le pozioni di guarigione, rigenerazione e di resistenza al fuoco. Così con la resistenza al fuoco mi potrei fare tranquillamente un paio di viaggetti nella lava senza subire alcun danno. Una cosa molto utile se voglio andare a tuffarmi nel magma e poter scavare un tunnel sotto il magma. Sto finendo di raccogliere gli ultimi elementi che mi servono per il viaggio, tipo qualche scaletta, tipo qualche torcia in più, raccogliere un po' di pietrisco che può essere utilizzato per segnare il percorso e crearmi la base. Poi voglio costruire anche un po' di forni, così li ho già pronti in saccoccia quando è il momento di creare la base. E una staccionata per difendere il portale, perché purtroppo mi sono accorto che certe volte all'interno del portale ci entrano quei maiali zombie dei miei coglioni e mi ritrovo un sacco di maiali zombie dentro alla miniera. Li vorrei ammazzare, però ho il dubbio: se li ammazzo nel mondo normale, quando entro nel Nether, i maiali zombie che ho ammazzato nel mondo normale
si incazzano anche nel mondo infernale? Cioè, se li ammazzo che sono già usciti, che hanno già superato il cancello, il portale, se entro nel Nether, conta che i maiali zombie mi attacchino? Quindi finché non ho questa risposta, vorrei evitare di farmi attaccare appena entro nel Nether. Se qualcuno conosce questa risposta a questa mia domanda, me la può scrivere nei commenti, così finalmente posso uccidere tutti i maiali zombie che oltrepassano il portale. Che spesso e volentieri mi ritrovo in recinto con 20 maiali zombie che rompono il cazzo. Li vorrei ammazzare tutti, però il mio dubbio è questo. Non avendo competenze in materia di Minecraft così evoluta, tutto quello che so è perché ho visto il gameplay di mio fratello, chiedo a voi un consiglio, un parere. Naturalmente lo chiedo a persone che hanno una piccola, una buona conoscenza di Minecraft, perché ho notato che la maggioranza di quelli che vedono i video che posto evidentemente non ha nessuna conoscenza di Minecraft. Scusate, ho fatto un altro taglio perché mi sono accorto di non avere più legno a disposizione, per cui sono andato un po' fuori e ho fatto un poco di scorta di legno perché penso che mi serviranno molto. E adesso si parte, signori. Spero che vi divertiate di venire con me all'inferno. Anzi, si può dire che quando vi mandano all'inferno, se ci sono io, probabilmente sarà un bellissimo viaggio. Esattamente come l'ha ricordato. Non si vede un cazzo. Se non fosse per le torce che ho piazzato in giro, sarebbe più buio del culo di un negro. Allora, se guardate alla mia sinistra, là in fondo, noterete che ci sta la fortezza dove ho trovato gli spawn. L'unica cosa negativa è che ancora non sono riuscito a trovare le verruche. Spero che girandomi meglio la fortezza riuscirò a trovare queste fottute verruche per poter finalmente creare queste fottute pozioni. Così finalmente posso fottere un po' di gente. Spero che vi sia piaciuta questa prima di fottimento vario. Perché a questo mondo, ricordatevelo, se volete fottere qualcuno, dovete sempre fotterlo prima che lui vi fotte a voi. È una regola che ho imparato, e che è una regola che vale per tutto. Amici, parenti, fidanzate. Se volete fottere realmente qualcuno, dovete essere furbi. Perché se no rimanete fottuti. Eccola giù la fortezza, un ponte lunghissimo che mi si è voluto un secolo per percorrerlo tutto. E a me non piace camminare. Ok, sto finendo di raccogliere questa sabbia delle anime. Dell'anima dei mortacci loro che quando ci cammini sopra è lentissimo. E adesso che ho ripulito la zona, posso finalmente costruirmi un antro dove potrò piazzare la mia piccola base. E ho fatto già una cazzata. Lo sto costruendo praticamente su un terreno instabile, a strapiombo sulla lava. Magari mi ci potrei costruire un piccolo pinnacolo che mi permetterà di... Vabbè, qua lo faccio un po' veloce perché sinceramente mi rompo i coglioni di farvelo vedere tutto. Ok, la costruzione della base è quasi completa, rimangono ancora dei dettagli. Ok,
che ho preferito non farvi vedere. Mettiamo a cuocere un poco di questa pietra dell'inferno, come ci fanno i mattoni. Dai mattoni ricaverò i blocchi e dai blocchi ricaverò le staccionate. Credo proprio che questa permanenza all'inferno sarà interessante. Vorrò cercare di poter trovare un modo più agevole per raggiungere quel mare di magma che c'è sul fondo. Perché vorrei evitare di consumare stupidamente tutto il carbone che ho faticosamente raccolto. Mi sono portato un secchio, se riesco a trovare un modo agevole per arrivare alla lava, scendo ogni volta e recupero della lava con il secchio. Volevo vedere una cosa, è vero, l'acqua evapora non appena la versi. Allora, questa è una cosa vera. Là ci sarà la pietra luce, probabilmente, e in seguito la prenderò. Ora voglio trovare un modo per raggiungere in fretta quel cazzo di mare. Però penso che la situazione sia più complicata del previsto, perché non riesco a trovare un punto adatto per scendere. Penso che mi trovo proprio su un costone di roccia, a strapiombo sulla lava. Quindi sarà un po' complicato raggiungere il fondo. Quindi penso proprio che dovrò darmi da fare e provare a scendere, per vedere se riesco a trovare una strada che mi conduca là. Una volta arrivato al fondo mi costruirò un blocco, un obelisco che mi permette di arrivare nuovamente alla base e poi con le scalette mi ci farò una salita e una discesa, sperando che ci sia la possibilità di arrivarci giù. Niente da fare, qui è ancora tutto a strapiombo. Non c'è modo di raggiungere quel cazzo di posto. Vabbè, finisco di raccogliere un po' di materiali qui in giro e poi dopo provo un'altra volta a raggiungere il fondo. Sperando che questa volta ho più fortuna di trovare il percorso più adatto per scendere. Ah, ci sta un gas da qualche parte. E lo sento paurosamente vicino. Speriamo che non venga a rompere i coglioni adesso. Come non detto, l'ho beccato subito, sta là. Vediamo un po' se riesco a ucciderlo con le frecce. Perché non gli faccio un cazzo? Lui e le sue palle di fuoco di questi due coglioni. Mi ha mandato quattro frecce e non l'ho beccato proprio. Mi chiedo come mai. Invece lui mi becca agevolmente. Vediamo un po' se riesco a ammazzarlo da faccia a faccia. Niente da fare. Spara da quella specie di cosa degli occhi. Sta rompendo i coglioni, sto stronzo. Maledizione.